Grazie Presidente. È sorta in noi l'esigenza, all'indomani della pubblicazione del documento della prefetta, la voglia di dire cosa pensa questa amministrazione. Innanzitutto volevo dire che, leggendo l'ordine dei lavori, leggendo il titolo della mozione, si potrebbe vincere che noi siamo favorevoli, poiché c'è scritto a richiedere l'immediata istituzione di un tavolo permanente con il Governo, la Regione Lazio e la Città Metropolitana per individuare un piano straordinario che fissi i necessari interventi di sgombero. No, non è così. In realtà, se si legge l'impegno della mozione, noi chiediamo tutt'altro. Questi non sono sgomberi dovuti alla pericolosità dello stabile occupato, per cui le persone sono a rischio. Questi sono degli sgomberi perché altrimenti il governo dovrebbe continuare a sborsare del denaro ai proprietari degli immobili. Io non sta a me giudicare cosa sia più importante e cosa meno. Certo, umanamente parlando, un conto è una necessità economica e un conto è una necessità di sicurezza personale. Quello che noi chiediamo e vogliamo chiedere con questa mozione è una cosa molto importante, è la possibilità per questa amministrazione di andare avanti con quella che noi chiamiamo la nostra terza via. Non il resti così tutto come è stato fino adesso e si può continuare a fare tutto quello che si vuole, e non il andiamo lì con la ruspa e buttiamo le persone per strada senza crearci il problema e senza preoccuparci delle conseguenze. Quello che noi vogliamo è coniugare la giustizia sociale con la legalità, creare dei percorsi virtuosi, cercare di far rientrare le persone che per i più svariati motivi si sono ritrovati a condurre una esistenza ai limiti, occupando, di farli rientrare in un'ottica di legalità, di dare il giusto supporto a tutte le situazioni di necessità e soprattutto di evitare il fenomeno per cui si sgombera un immobile e dopo qualche settimana se ne deve sgomberare un altro perché puntualmente non viene offerta e trovata nessuna situazione. Noi vorremmo che le persone capissero che in questa città, qualora si voglia rientrare in un percorso di legalità, possono trovare supporto nell'amministrazione. E questo supporto non è un mero assistenzialismo, ma è un dire: va bene, nella tua vita ne hai passate tante, hai delle problematiche particolari, esistono delle possibilità per rientrare nel circuito dell'abitare legale, nel circuito delle attività lavorative, in un qualsiasi percorso che possa dare supporto alle persone, perché se noi alle persone non diamo una speranza, questi inevitabilmente ricadranno un'altra volta in un sistema negativo. E poiché questa è una città talmente complessa che nel documento della prefetta ci sono 20 stabili da sgomberare, ma noi sappiamo perfettamente, perché tutti conosciamo la città, che ce ne sono altri, ce ne sono tanti, per i più svariati motivi, nonché singoli appartamenti. Quindi il problema dell'emergenza abitativa su Roma è così grande che non si può pensare di andare lì, svuotare un posto e pensare che le persone svaniscano. Quello che noi ci proponiamo è richiamare l'attenzione e richiamare l'attenzione delle altre istituzioni sulla parte che loro compete. Quindi che lo Stato faccia la sua parte, che la Regione faccia la sua parte, la Città Metropolitana pure, e anche il Comune, e anche i Comuni vicini, qualora questo stabile sia vicino ad altri Comuni, e logicamente anche, anche i Municipi, anche le istituzioni di prossimità. Per Cardinal Caprani che è stato fatto un lavoro enorme, e siamo riusciti a mettere in campo un modello
che noi vorremmo riproporre, ma riproporre amplificato, perché se ognuno fa la sua parte, ognuno mette a disposizione ciò che ha in termini di stabili, ciò che ha in termini di risorse e di aiuti, allora riusciamo a fare veramente un lavoro enorme e migliorare la vita delle persone che abitano questa città.